Quanti siamo stati coraggiosi ad alzarci così presto per venire qui, ma non è mai troppo presto per il nostro Signore, vero? Alleluia, gloria a te. Potete, se potete, potete alzarvi, potete stare seduti. Signore, guardi il cuore, veramente guardi il cuore. E questo cantico, primo cantico, ci invita ad adorare. Silenziamo ogni pensiero, ogni cosa, e voglio solamente leggere il Salmo 150, che racchiude tutti i salmi, perché tutti i salmi sono un inno al Signore, vero? E dice: alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa ove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. Alleluia, lodato col suono della tromba, della chitarra, lodatelo col salto e con la cetra, lodatelo con timpano, con danze, sai, ti può muovere anche questa mattina. Lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti, ma più di tutto, ogni cosa che respira, noi respiriamo questa mattina, lodi l'Eterno. Allora incominciamo a lodarlo, benedirlo questa mattina. Vogliamo portare ancora una volta un pezzetto di cielo qui in mezzo a noi. Alleluia, alleluia, a te la gloria e l'onore, Signore. Tu sei buono, tu sei meraviglioso, sei qui, Signore. E noi, quale privilegio di essere nella tua presenza. Quando tu sei qui l'atmosfera cambia e noi siamo nella gioia. Amen. Le mani, chiesa. Thank you.
Alleluia, perché Lui combatte per noi, lo sappiamo già, vero? Alleluia, per quanti non lo sanno, fallo re della tua vita e il suo esercito combatterà per te. Tu sarai anche nel suo esercito. Alleluia, noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù che ci ha amati. Niente, niente ci potrà separare dal suo amore. Vita in te.
Alleluia, grazie Signore. Cosa può l'alma lavare se non solo il sangue di Gesù? Cosa può il cuor sanare se non solo che il sangue di Gesù? Può sciogliere ogni cuore duro. Alleluia, il Dio dell'impossibile è qui in mezzo a noi e noi lo serviamo. Alleluia, grazie Signore. Cosa può avessimo te Signore in questo mondo, dove saremmo? Cosa faremmo senza di te? Chi ci potrebbe consolare nel dolore? Chi potrebbe guidare i nostri passi con amore? Anche nelle prove tu sei con noi, anzi di più, tu muovi in giro intorno a noi, sei con noi Signore, ci parli, ci rassicuri, io sono con te. Avessi te
chiesa, tu solo tu. Tu solo tu. Signore, non abbiamo tanta forza nei polmoni per dire quanto ti amiamo, quanto sei degno, Signore. Senza te siamo nulla, Signore. E noi questa mattina invochiamo il tuo nome. Gesù, possiamo dire Gesù? Gesù, 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 Gesù in ogni cuore questa mattina. Alleluia, noi dichiariamo che Gesù possa essere il re di ogni cuore che si apre questa mattina, perché Lui vuole entrare, Lui è la porta e bussa, Lui è la porta e bussa, bussa al tuo cuore, apri in questo momento e Lui farà un cambiamento straordinario nella tua vita, spazzerà ogni cosa che ne è da Lui, paure, tutte le cose che non gli appartengono. Lui vuole cacciare ogni cosa e Lui vuole essere il re della tua vita. E quando l'atmosfera del cielo, Lui viene nei nostri cuori, tutta pace, tutta gioia, tutta allegrezza. Non ha il grado intorno a noi, ci dice differente. Voglio invocare il nome Gesù. Alleluia, ti invochiamo questa mattina. Jesus, nel buio e sopra ogni avversario.
chiesa. Voglio invocare il nome Gesù. Invocalo. Ogni cuore ed ogni mente. Alleluia. Perché so che c'è pace, sua presenza. Invoco Gesù. Di questo grande nome c'è vita in abbondanza. Amen, amen, amen. Apri i cieli su noi, sappiamo che sono aperti, Signore, questa mattina, e noi desideriamo sempre di più della tua presenza, del tuo tocco. Spirito Santo, soffia in mezzo a noi come solo tu sai fare. Lo stai già facendo, perché noi sentiamo una dolce presenza. La tua presenza è qui, Signore. Vogliamo ancora di più, Signore. Ancora di più. Vogliamo che la nostra coppa trabocca di te. Apri i cieli su noi. Desideriamo di più. Su ognuno di noi. La presenza è qui. Signora, e in mezzo a
La differenza di ogni cosa nella nostra vita rimane dove noi mettiamo la nostra speranza. In un salmo è scritto: noi non confidiamo sui carri e sui cavalieri, ma confidiamo nel Dio degli eserciti. Signore, grazie Gesù. Dall'ebraico è Jehovah Shabbat, che significa colui che combatte con noi, colui che comanda gli angeli, colui che è il padrone dell'universo. E oggi parleremo proprio di questo. La Bibbia dice: se Dio è con noi, ascolta attentamente, che cosa vedi? I cieli aperti. Tanti mi risponderebbero: le luci. E stavo pensando prima, il Signore ha messo questo nel mio cuore, circa magari 300 anni fa, 200 anni fa, quando il cristianesimo, dopo secoli di buio, ha cominciato a emergere, la gente andava in chiesa e non era distratta da niente. C'erano solo, se c'erano, delle sedie, se c'erano, non c'erano né luci né niente. Gli occhi, quello che gli occhi sono lo specchio dell'anima, nelle loro orecchie, nei loro occhi entravano dei cantici e soltanto vedevano il predicatore e i fratelli, no bandiere, no luci, no speaker. Grazie a Dio perché abbiamo queste cose, perché qualcuno potrebbe dire: allora perché stai qui? Sapete una cosa? Quando noi mettiamo speranza in tutte le cose materiali, la Bibbia dice: lì dove il vostro cuore e la vostra, noi confidiamo in Gesù. Amen. Colui che è morto per noi e ci ha salvato. Le religioni, questa chiesa ti può portare anche all'inferno se noi non parliamo veramente e non confidiamo con tutto il cuore in Gesù Cristo, il Signore dei Signori. Oggi noi siamo qui per celebrare Lui, perché Lui è l'unica via che porta al Padre. Vogliamo solo per un momento, è morta la mamma di Belardo a 61 anni, intende? In Nicaragua, e lui non può andare in Nicaragua, 61 anni soltanto. Noi ti facciamo le nostre condoglianze e preghiamo per questo ragazzo che è venuto qui ed è emigrato per trovare e dare un futuro alla famiglia. Molti vostri genitori l'hanno fatto, molti di voi, e che Dio veramente consoli il suo cuore. Alziamo le nostre mani e preghiamo per questo ragazzo, per favore. Padre, nel nome di Gesù, Spirito Santo, che in questo momento tu consoli la vita di Belardo, Signore, la sua famiglia, Signore. Signore, è duro non poter andare a dare un saluto, a dare conforto agli altri familiari. Spirito Santo, dai consolazione in questo momento e la certezza che un giorno incontrerà la propria mamma nel cielo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. E nel nome di Gesù, Signore, ancora ti vogliamo pregare per Linda, questa donna che hanno detto che c'ha il cancer. Signore, tu puoi ogni cosa, ti preghiamo per gli ammalati del tuo popolo, Signore. Signore, sembra che la malattia è più grande della benedizione. Signore, noi ci vogliamo svegliare in questo giorno e comprendere che tu sei il Dio di ieri, di oggi, e lo sei in eterno. Grazie Padre, perché dichiariamo che Gesù Cristo è il Signore di questo luogo. Grazie Papà, nel nome di Gesù, amen e amen, amen. Amen. Chi vuole portare l'offerta lo può fare, sentitevi liberi, qui davanti o al centro. Sosteniamo questa chiesa
grazie alla vostra generosità. E un piccolo annuncio, un piccolo grande annuncio. Questa settimana è nato un meraviglioso bambino, JJ Flower. Chi è? Giuseppe Giovanni Fiore, ed è il pronipote di Tindara e di Fiore. Congratulazioni, Green Green Pa. Come ti devi chiamare adesso? Papino. Il Signore è buono, amen. È sempre una gioia. Allora, guardate insieme attorno. Il cielo è aperto. Mi dovete fare una cortesia, non è per comando, perché io vorrei portare a qualcuno di voi, lo vorrei mettere qua, ok? E vedere, non è bello vedere che tutti sono da una parte. La prossima volta, però non adesso, per favore, disponiamoci meglio, con più unità. Dici, ma che c'entra? Usciamo dalle abitudini, a parte qualcuno che c'ha qualche piccolo, però mettiamoci belli tutti precisi qua, uniti. Qualcuno ha paura di qualche malattia? Non siamo una casa di benedizione noi? In questi ultimi tempi abbiamo parlato, il Signore ci ha parlato, della potenza della resurrezione, e l'ultima volta abbiamo parlato del cielo aperto. Perché dove c'è il cielo aperto c'è la presenza di Dio. E dove c'è la presenza di Dio c'è la benedizione, e dove c'è la benedizione c'è la perfezione. Ovviamente viviamo in questo mondo, e io pensavo, perché oggi voglio parlare della guarigione, allora pensavo, perché molte volte mi sono fatto questa domanda, ad esempio: Dio sa quando noi dobbiamo andare a casa. Uno può andare a 20 anni, a 50 anni, a 100 anni un giorno come me, però Dio sa, siamo sempre pronti. La cosa più importante è che noi siamo salvati. La cosa più importante è che abbiamo dato la nostra vita. E quando parliamo della nostra vita, parliamo dello spirito, dell'anima e del corpo. Perché alcuni hanno dato al Signore solo la mente, l'anima, attraverso rituali. Alcuni hanno dato il corpo, ma la cosa più importante, la prima cosa, è lo spirito, che deve coinvolgere l'anima attraverso la santificazione. Allora pensavo una cosa: quanti si ricordano di Eliseo? Eliseo? Eliseo era l'uomo che aveva ricevuto una doppia unzione, eppure aveva guarito, risuscitato due morti. E poi dice la Bibbia che Elia si ammalò e morì. Ammalò. No, Signore, com'è possibile? Altri nella Bibbia, come un re che poi attraverso la preghiera di Isaia visse in altri 15 anni, come per esempio un grande predicatore, Ronald Bonke. Chi lo conosce? Quello che ha fatto in Africa, ha portato alla salvezza milioni di persone, migliaia e migliaia di persone, forse un miliardo di persone sono state evangelizzate, hanno accettato Gesù, addirittura morti risuscitati, demoni cacciati, eppure è morto di un cancro. Ok, tante persone magari non hanno ricevuto una piena guarigione. Noi non lo sappiamo, perché c'è un motivo. Dio lo sa, Dio lo sa, perché alcuni guariscono, alcuni no, però Dio ci ha comandato di pregare per gli ammalati. Sì o no? Ora, ad esempio, qui c'è Natalina e anche Liboria, adesso hanno 80 anni. No, ancora no, Liboria non lo so. Tuo papà aveva 82. Ok,
Noi non sappiamo a volte perché certe cose non succedono. Sappiamo magari che attraverso Natalina molte persone sono state sostenute quando è andata all'ospedale, però Dio sa ogni cosa, ma il Signore ci ha detto, come se avete un bollettino, quanti leggono il bollettino? Ho messo lo stesso messaggio dell'ultima volta, che il potere di Dio è autosufficiente. E uno dei nomi di Dio non è noi, tanti dicono, chi è? Conosci Dio? Sì, Dio. Gli ebrei lo chiamavano non so in quanti modi diversi, e una volta l'anno lo chiamavano col suo nome, dicevano Yahweh, colui che è, l'io sono. E uno dei nomi di Dio è El Shaddai, il Dio della sufficienza abbondante. Cosa viene dal cielo? Cosa viene? La perfezione. Quanti pensano che nel cielo c'è qualcosa che non va? Quanti ci dicono questo? Nel cielo c'è perfezione, nel cielo non c'è tutto il caos che abbiamo qua. I cose qua, i casse qua, i cose qua, uno deve stare attenti, mettete i soldi qua e là, e un bicchiere. Nel cielo c'è la perfezione. Ecco perché Gesù ci ha detto, quando voi pregate, non fate come gli ipocriti, con lunghe preghiere per farsi vedere nelle piazze, quanto è bravo quello come prega. Perché la gente poveraccia non dipendeva dai sacerdoti nel Vecchio Testamento, come la gente dipendeva fino agli anni 50-60, e qualcuno mi ha capito, la gente neanche gli veniva detto di leggere la Bibbia, perché il sacerdote doveva essere tutto e la gente erano. Noi qui abbiamo la libertà di prendere la Bibbia e di andare a scavare, e anche se io qui dal pulpito dico qualche cosa che non va, tu mi dici ehi, calma, che stai dicendo? Non adesso sto praticando. Per calma, che cosa dici? Perché la parola è sovrana. La parola è più sovrana di qualsiasi uomo. Dal momento che io vado fuori strada, dico qualche cosa fuori dalla parola, ognuno di voi è autorizzato a dirmelo. Ovviamente me lo deve dimostrare con la parola, non come la pensa lui. Sì o no? Allora dal cielo viene la perfezione. Quanti sanno che Gesù conosce ogni cosa? Quanti sanno che Dio conosce ogni cosa? Quanti sanno che lo Spirito Santo che Gesù ha mandato conosce ogni cosa? Gesù sa tutto di noi. Gesù disse, chi era Filippo? Disse, prima che Abramo fosse, I am, io ero. Non ero lì quando tu piangevi sotto l'albero. E Gesù si limitava nel suo ministero sulla terra perché era limitato da un corpo umano. E anche noi siamo limitati da un corpo umano. Ma quando noi ci addentriamo nella fede, quando noi confidiamo completamente in Gesù Cristo, i nostri limiti cominciano a diminuire. Quando noi possiamo parlare attraverso una parola di conoscenza, una parabola del conoscimento, come ieri sera dove sono andato, stavo andando via ormai, ho detto vabbè, ma che sono venuto a fare qua? Tutta questa gente, dico, ma non mi trovo bene. Quando vedo gente che parla in un certo modo, e non posso, perché il mio scopo non è andare a feste e festicciole, il mio scopo è portare la luce di Cristo. Sì o no? Non mi devo sentire bene, non mi devo far vedere che c'ho un bel vestito. E ho detto, Signore, perché sono venuto in questo posto? Ero così e facevo finta,
perché uno dobbiamo mostrare sempre sorrisi, ma prima di uscire, ascoltami, prima di uscire da quel luogo, ho salutato qualcuno, ecco, non mi volevano più lasciare perdere, io dovevo andare a dormire perché era mezzanotte, hanno cominciato a farmi domande, a voler sapere di più, e mi hanno detto: voglio venire in chiesa. Giacomo 1:17. Quanti hanno sonno? Tu avresti sonno se vedresti gli angeli salire e scendere dal cielo? Il cielo è aperto, dipende da me, da te. Se tu ragioni con la tua razionalità, il cielo sa com'è, chiuso, manco con un, se ci butti le bombe si può aprire. Ma quando tu ti arrendi a Gesù, che cosa c'è in cielo? Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi. Questo è il nostro grande Dio. Questo è il motivo perché Gesù è morto sulla croce. Questo è il motivo perché Gesù ci ha comandato di dire che in quel giorno qualsiasi cosa chiedete nel mio nome, io ve la darò. Nessun nome ti dà l'autorità di andare al Padre se non il nome di Gesù. Sulla croce non è morto nessun uomo che sia nato da donna se non l'uomo, il figlio dell'uomo Gesù Cristo. Le cose divine, ovvero le cose del cielo, sono meglio delle cose umane. Ve l'ho detto già, noi abbiamo, tutti i ragazzi hanno l'eccitazione, si comprano l'iPhone, l'ultimo anno si compra l'ultima cosa, dopo un po' si stancano. Perché noi ancora non ci siamo stancati di Gesù? Perché? Perché tu senti che dentro di noi Lui trasporta il cielo. Dentro di noi Lui porta la vita. Dentro di noi porta tutto quello che c'è di buono. E Gesù ci ha insegnato a pregare. Padre nostro, our Father, Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo. Quindi non fare venire il tuo regno, il tuo pensiero, la tua razionalità. Non facciamo venire i nostri desideri umani, ma prima di ogni cosa, quando noi cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, allora il cielo viene. Chi può andare contro la mente di Dio? La mente dello Spirito Santo, la parola di Dio dice. Ora, chi conosce in 2 Corinzi 2:12, chi conosce la mente di Dio se non lo Spirito di Dio che scruta ogni cosa? E poi dice alla fine: ecco, noi abbiamo la mente di Cristo. Fin quando, ascoltatemi bene, noi cominciamo nelle cose spirituali, nelle cose che Gesù ha compiuto sulla croce, a pensare con la nostra mente. E qualcuno dice: perché non ho manco questa libertà? Certo che ce l'hai questa libertà. Dio ti ha dato libero arbitrio, ma tu puoi scegliere di ricevere le cose di questo mondo o le cose del cielo. Tu puoi scegliere di limitarti con le cose umane o ricevere la gloria del cielo, come dice in 2 Corinzi 3:18, che noi siamo trasformati di gloria in gloria attraverso lo Spirito. Voglio darvi delle pillole di fede. Quindi
lo Spirito Santo ha tutta la rivelazione perché rappresenta Cristo. E lo Spirito Santo dice, Gesù ha detto che Lui mi glorificherà. E quando noi facciamo qualche cosa, la facciamo nel nome di Gesù e la potenza dello Spirito Santo scende. E il Padre risponde. Lo Spirito Santo conosce e comprende l'intera condizione della tua vita. Quante volte hai detto, a me non mi capisce nessuno? Ah, nessuno mi capisce. Margherita, nessuno mi capisce. Dio ti capisce, ma tu ti devi rendere a Dio e allo Spirito Santo. Perché dal momento che noi diciamo nessuno mi capisce, noi vogliamo fare come dice la nostra testa. Dal momento che noi diciamo nessuno mi capisce, no, perché tu vuoi che la gente capisca i tuoi errori, il tuo modo di pensare, la tua mentalità a modo mio, come quella canzone. My way, Frank Sinatra. My way. No, Jesus way, la via di Gesù. Prima Giovanni 3:20, First John. Cosa dichiara Dio nella sua parola? Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Nel mondo c'è una frase che è bella quando la dicono, è una delle frasi più famose del mondo. Ascolta il tuo cuore. Ascolta il tuo cuore e vai avanti. Il cuore mi dice di tradire mia moglie e io vado avanti. Sì o no? Il cuore mi dice di rubare e io vado a rubare. Ascolta il tuo, no, ascolta Gesù, perché la Bibbia dice che il cuore è ingannevole, sì o no? Ascolta il tuo cuore. Signore, dice qui, conosce ogni cosa e conosce bene anche il funzionamento della nostra mente e dei nostri corpi. Lui ci è l'autosostenitore di ogni cosa. Agli occhi di Dio ogni cosa è nudo, davanti a colui quale dobbiamo rendere ogni cosa. Lo dice in Ebrei, leggiamo l'Ebrei 4:13. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Ognuno dica, devo rendere conto a Dio. Devo rendere. Ah, io non ascolto nessuno. Io devo dare. Tanti dicono, io solo Dio devo rendere conto. Si vede. Ha voglia. Dicono, si vede come deve rendere conto. Ricordati che Dio è la perfezione delle perfezioni, è il santo dei santi, alleluia. La conoscenza di Cristo, wow, vale più di ogni cosa. L'apostolo Paolo disse, Filippesi 3:10 mi pare, dice, per conoscere Cristo e la potenza della sua resurrezione e la comunione con le sue afflizioni. L'avete mai letto questo verso? Sì o no? Ma di quale afflizione parliamo? Parliamo l'afflizione a causa dell'Evangelo. Gesù veniva perseguitato non perché era il figlio di Giuseppe e di Maria, anzi, quando faceva i miracoli, ah, ma non è questo il figlio di Giuseppe e di Maria? Come per dire, Maria non è niente, Giuseppe non è niente, e questo fa i miracoli? Ah, ci avete mai pensato questo? Allora? Non è
questo è il figlio di Maria e di Giuseppe? I suoi fratelli, Giuseppe, non sono tra di noi? Perché gli occhi delle persone vedevano la semplicità di Giuseppe, di Maria, l'umanità, e vedendo la gloria di Gesù, dice, ma questo? Ma... Ora, molti di noi siamo così, non voi. Cosa vogliamo dimostrare alle persone? Come possiamo dire che siamo veramente figli di Dio e lasciare veramente il profumo di Cristo? Quando noi la finiamo veramente di dare ascolto alle nostre menti, ai nostri ragionamenti umani, tu mi dici, ma che mi vuoi fare il lavaggio del cervello? Vuoi annullare quello che... No! Ma la nostra mente deve essere sottomessa a Cristo in ogni cosa che facciamo e alla guida dello Spirito Santo. E quando noi permettiamo a noi stessi di rivestirci della mente e dell'autorità che Cristo ci ha dato morendo sulla croce, le cose cambieranno. Le chiese cambieranno. Sapete qual è il più grande impedimento per ricevere dal Signore? Matteo 13. Ascoltate, qual è il più grande impedimento? E allora tu mi dici, ma io allora non credo. No, ogni caso ovviamente è diverso, l'abbiamo detto prima. Non è che Eliseo non credeva. Eliseo è un uomo che ha ricevuto un doppio di unzione. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. Voi perché pensate che... Posso continuare? No. Ok. Ed egli, leggiamolo insieme, ed egli non fece lì molte opere. Quanti increduli ci sono qui oggi? Sei incredulo, fratello? Quanti increduli ci sono? Quanti credenti ci sono qui oggi? Io alzo pure i piedi. Tu non credi, Henry? Lo Spirito di Dio vuole che noi comprendiamo, ascoltate, che non c'è nulla che può impedire la gloria di Dio, soltanto la può impedire la nostra. Gesù gli diceva alle persone, ti sia fatto come tu credi. Quanti credono oggi? Ok, ma io c'ho... Per Dio nulla è impossibile veramente. L'incredulità è un terribile ostacolo. È terribile. No, ma quello mi ha detto così. No, ma il dottore mi ha detto così. No, ma quello così. No, ma mio padre era così. No, ma mio no. Spezza le catene dell'increduli. Li vogliamo spezzare oggi? E vogliamo che il cielo si apra in questo luogo. E quando solo noi permettiamo che lo Spirito Santo faccia ciò che vuole in mezzo a noi, ma appena tu, ascoltami, il dolce Spirito Santo, che non è una colomba, ma è rappresentato anche come una colomba, ma è rappresentato anche come il fuoco. Allo? Appena tu dici, sì, ma... Sì, boh, ma, lo Spirito Santo dice, ciao, I love you, ma non posso rimanere, perché il Signore ci ha dato libero arbitrio, e lo stesso principio del Padre è rappresentato dallo Spirito Santo, perché il Padre rappresenta Cristo, e Cristo rappresenta lo Spirito Santo, e Cristo rappresenta il Padre. Dice, ma perché dice così? Perché Gesù ora è nel cielo e dice la Bibbia che intercede per noi, è seduto alla destra del Padre, dove noi siamo seduti in Cristo Gesù.
quanti la fede si sta alimentando? Uno, due. Quanti hanno la fede sta crescendo in questo momento? 3, 4, 5, 6, 10. Quando noi diamo la possibilità non semplicemente a leggere la Bibbia, ma vivere la Bibbia, noi scopriremo cose grandi accadranno in mezzo a noi. Di quanta, ascoltatemi, di quanta ragione umana ci dobbiamo sbarazzare? Di quanta ragione? Per andare a Dio, la tua ragione umana non serve. Sì o no? Di quanta pianificazione umana ci dobbiamo sbarazzare? Sapete che il protocollo, la pianificazione, allora ora andiamo in chiesa, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Ve l'ho detto, una cosa che mi ha dato fastidio quando sono arrivato qua, l'ordine del culto. E che mettiamo il Signore in una scatola? Già è tanto che noi alle 10:30 dobbiamo tagliare, ma c'è il servizio, ringraziamo a Dio che siamo qua. L'ordine del culto, prima facciamo questo, poi facciamo questo, poi facciamo questo. 5 minuti quello viene a fare la preghiera per l'offerta, 5 minuti quello parla e fa gli annunci. Ehi, ehi, allo? Di quale Signore stiamo parlando? Il Signore protocollo? No, il Dio dell'universo. Sì o no? Ho notato certe volte, sono andato in alcune riunioni, belle riunioni, c'era un'atmosfera meravigliosa, un'atmosfera per miracoli, un'atmosfera per cose gloriose, ma per rispettare il protocollo hanno bloccato la gloria di Dio. Sapete quante volte l'ho visto? A volte succede anche qua. E noi vi stiamo preparando affinché un giorno in questo luogo possa scendere veramente la gloria di Dio e nessuno sia capace più di uscire da quella porta. Che non ha importanza che siano le 10:30, alle 11, non ha importanza se ti devi mangiare gli spaghetti, perché la gloria di Dio è più importante dei spaghetti e delle lasagne. Sì o no? Non è importante quale tipo di culto ci sia, perché la gloria di Dio è più importante di ogni cosa. Cosa succederebbe se veramente tutti credessimo con un solo cuore come il giorno di Pentecoste a Dio? Ah. Tutti, anche le pietre parlerebbero in altre lingue. Cosa succederebbe? Vi immaginate? Amare Dio, fratello. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente, tutto te stesso. Amare solo te, Gesù. Amare solo te e indietro mai torno. Seguirti nel cammino. Ma manco le canzoni che conoscete, me ne vado. Santo Dio, Santo Dio, dov'è lo zelo dei figli di Dio? Sto predicando delle statue o ai figli di Dio? Amare solo te. Amare solo te. E indietro segui. Alleluia. Amen, amen.
Lo Spirito Santo, ascoltami, ci sta dicendo: arrendetevi ai piani divini, arrendetevi alla potenza di Dio, arrendetevi al Salvatore, arrendetevi al Padre. Chiesa di Gesù Cristo, noi non siamo in un tempio buddista dove devono girare le ruote per sentirsi bene. Silenzio, silenzio, che disturbi la preghiera. Ma che disturbi? Il Signore si disturba, colui che vede ogni cosa, colui che è onnipotente, colui che è onnipresente. Allò? Quale Bibbia stiamo credendo? Quale Signore stiamo credendo? Solo lo Spirito Santo fa emergere la verità, apre il cielo. Cosa successe quando Gesù si battezzò? La prima cosa che fece, Gesù pregò. Luca 3:21. E dopo che pregò, dice, il cielo si aprì e lo Spirito Santo scese. E una voce si udì che disse: questo è il mio amato figliolo. Fin quanto noi non preghiamo, fin quanto noi non adoriamo, fin quanto noi non usciamo dagli schemi religiosi, tu non udirai nessuna voce, il cielo non si aprirà. Sì o no? E Dio non ci parlerà. Ma quando noi preghiamo, adoriamo, il cielo si apre, lo Spirito di Dio scende. E quando invochiamo il nome del Signore Gesù, il Padre parla e fa grandi cose. Quanti di noi credono nella parola di Dio? È facile leggerla, perché Dio ha tanto amato il mondo, egli prima di ogni cosa. È facile leggerla, no? Anche un satanista la può leggere. È facile citare la Bibbia, come stiamo facendo, come sto facendo io. Ma è più importante averla e viverla che citarla. Per me, personalmente, o per ognuno di noi, è facile, per esempio, un verso in 1 Giovanni 3:2. Quando io cito questo verso, carissimi, ora siamo figli di Dio, dico, yes, sono figlio di Dio. Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. Già il fatto che diciamo che siamo figli di Dio, apparteniamo. Quanti e i propri figli gli danno cose cattive? Quanti vogliono che i figli prendano strade negative? Quanti vogliono che i figli si drogano, siano malati, siano pieni di demoni? Quanti? Tanto più il Padre nostro che è nei cieli. E la Bibbia dice: voi che siete malvagi potete dare buoni frutti ai vostri figli, tanto più il Padre mio che è nei cieli non vi donerà lo Spirito Santo. E questo Spirito Santo oggi è qui perché vuole aprire il cielo. È molto più importante dire che si è figli di Dio o che sapere che si è figli di Dio? Sapere che si è figli di Dio. Quando il Figlio di Dio era sulla terra, che ora è? Okay. Quando il Figlio di Dio era sulla terra, fu riconosciuto dalle persone che l'ascoltavano. A te, chi, a noi, chi ci riconosce? Ieri sera, se io andavo in quel posto, e non sono andato io a parlargli del Signore, sono loro che mi hanno detto qualche cosa. Per me sarebbe stato un grande fallimento
sarebbe come avermi seduto con gli schernitori. Se io non posso portare un seme di Cristo, se qualcuno, ognuno di noi dovrebbe dire le parole che dicevano di Gesù. Gesù veniva riconosciuto dalle persone che lo ascoltavano. Leggiamolo in Giovanni 7:46. Giovanni 7:46. Le guardie, i pagani, ascoltami. Le guardie risposero: nessuno uomo ha mai parlato come costui. Sapete perché le chiese sono vuote? Perché i cristiani parlano come tutti. Ma se noi avessimo un linguaggio adeguato e connesso con la parola di Dio e la nostra vita, non solo citare versi della Bibbia, e la nostra vita, come dice la parola di Dio, rappresenterebbe Cristo, come dice la parola di Dio, che noi siamo luce del mondo e sale della terra, sai quello che ci fosse qui? Ci crediamo che questo succederà? Sì, vabbè. Ci crediamo che questo succederà? Sì, vabbè. Sì o no? La parola di Gesù era potente e la tua parola deve essere potente. Le parole di Gesù si avverano, le nostre parole molte volte non si avverano. A volte citiamo un verso che citano tutti i cristiani: colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Ah, come no? 1 Giovanni 4:4. Voi siete da Dio. Tu non sei del diavolo, tu sei da? E avete vinto il... Li avete vinti a chi? Al mondo. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Se è così, ascoltami. Ora attenzione, nessuno la prenda personalmente. Se è così, i demoni possono rimanere alla tua presenza? Sì o no? Allora, se tu hai vinto il mondo e il principe di questo mondo è il diavolo, e tu sei un figlio e una figlia di Dio, i demoni possono rimanere alla tua presenza? Quanti mi conoscono lo sanno che quando c'è qualcuno che ha problemi spirituali, quando viene alla nostra presenza, non la mia perché io sono solo un servo, quello che succede, tu devi essere più grande dei demoni, perché colui che vive in te è più grande. La malattia può depositarsi, può rimanere nel corpo di qualcuno che tocchi. Io sto pregando con tutto il cuore per questo. Devi essere più grande della malattia che viene davanti a te. Troppo facile con i dottori, con le pillole. Sulla Liborio c'è una nipote dottore. Troppo facile. E mi fa male un Tylenol, un aspirin. Vai ai tempi di Gesù, oppure nei paesi dell'Africa, o in paesi dove non hanno niente. Che cosa devono prendere? La fede. Abbiamo il coraggio di veramente di rimanere nella parola di Dio e affrontare tutte le difficoltà e le circostanze davanti a noi? La fede che cos'è, come dice in Ebrei 11:1? Neanche lo dovremmo leggere. Che cos'è la fede? Leggiamolo tutti insieme. La fede ora è... Quando sento che
per la fede una volta insegnata ai seguaci del Santo. Sì, ma viviamola, non la cantiamo. La fede degli apostoli, la fede dei discepoli, viviamola. Noi non siamo un club per intrattenere le persone. Giovanni e Liborio non vengono dalla valle e sacrificano la figlia giusto così perché vogliono ascoltare un bell'uomo. Insomma, ma perché sono affamati della parola di Dio e la voglio vivere. Natalina non viene col suo handicap qui giusto perché per prendere un po' d'aria, perché ama la fratellanza, perché ama la parola di Dio. La fede è la parola. Sei stato, dice la Bibbia, generato dal Verbo. Chi è il Verbo? Gesù, ovvero la parola che vive in te. Cristo è noi, speranza di gloria. La vita del Figlio è in te. Chi è il Figlio? Chi ha il Figlio qui? Ma Dio vuole che tu ci creda con tutto il cuore. Anche a casa, Dio vuole che tu ci creda con tutto il cuore. Dio vuole che tu ti afferri, ti aggrappi alle promesse di Dio. Ora ti faccio una piccola domanda. Alziamoci intanto. Può, quando noi parliamo del mondo, parliamo del dominio di Satana, perché la Bibbia dice: colui che vive in voi è più grande di colui che vive nel mondo. Non che ogni persona del mondo è di Satana. Può qualcosa opporsi a te, quindi contrastarti? Può qualcosa resisterti e mantenere il posto di resistenza? Se è un fatto, qual è il fatto? Un'evidenza che colui che vive in te è più grande di colui che vive nel mondo. Ora, chi è questo colui? Il suo nome è Gesù. E Gesù vive in noi per lo Spirito di Dio. E mi venivano oggi, pensavo, a quando Gesù era vicino alla piscina. Ascolta, tu ti devi immaginare oggi vicino alla piscina di Betesda, ok? Quell'uomo era poveraccio paralitico fin dalla nascita, mi sembra, non mi ricordo. E allora era lì tutto intorno alla piscina, aspettava, perché un determinato momento dell'anno, e aspettavano lì. Tutti guardavano la piscina, non c'era servizio sociale, non c'era la figlia che l'accompagnava in chiesa, il marito, non c'era niente, niente. Vivevano lì in mezzo per terra, in mezzo alla polvere, niente servizi sociali, niente pensione, niente, niente. Niente. La sua condizione era peggio del tuo mal di schiena, Rosa. Dici, ma sai quello che sto passando io? Oggi abbi fede, ancora tu ce l'hai la fede. Ascolta, era lì quest'uomo, povero, noi diremmo povero disgraziato, perché aveva una disgrazia addosso. E aspettava che qualcuno lo mettesse nella piscina e guardava sempre la piscina, the pool. Guardava la piscina e pool, per quelli che capiscono, non capiscono il siciliano. Pool, era lì, guardava, perché scendeva un angelo. Non so se lo vedevano, non so. E il primo che ci entrava dentro era completamente guarito da qualsiasi infermità, anche dalla suocera, da qualsiasi cosa. Ascoltatemi. Gesù andò lì e vide questo. Perché andò proprio da lui? Perché era l'unico che nessuno l'aiutava. Perché quell'uomo disse: non c'è nessuno che mi butta nella piscina, ognuno pensa per sé. Gesù gli disse: voglio, ragazzo,
lascia stare questa piscina, lascia stare gli angeli. Il Signore oggi ti dice: lascia stare tutto quello che fino adesso non ti ha aiutato, lascia stare la piscina. Dillo insieme a me: lascia stare la piscina, lascia stare gli angeli, perché noi non preghiamo nemmeno agli angeli, noi preghiamo solo a Gesù. Qui davanti a te c'è uno più grande della piscina, c'è uno più grande degli angeli. Io sono il grande io sono, il figlio dell'Iddio vivente. Oggi lascia stare la piscina, lascia stare gli angeli, lascia stare il tuo pensare, lascia stare quello che non ti sta aiutando, ma vieni a Gesù. Quanti vogliono venire a Gesù? Vieni a Gesù, vieni a Gesù, avvicinati a Gesù. Oh, vieni a Gesù. Un giorno, alleluia, un giorno, ascoltami, un giorno, un giorno, un giorno, ascoltami. Una donna che aveva speso tutti i soldi, ascolta, tutti i soldi, aveva speso tutti i soldi, perché ci usciva sangue in continuazione, aveva il suo ciclo mestruale da 12 anni ininterrottamente, non poteva prendere, ascoltatemi, non esistevano gli anticoagulanti o i coagulanti, conosci i coagulanti? Non poteva prendere quelle medicine che ti aumentavano le piastrine. Era lì, poveraccia, aveva speso tutti i soldi, aveva speso ogni cosa. Ascoltami, aveva frustrazione perché nessuno, perché sapete cosa succedeva? Perché ogni persona che aveva il ciclo mestruale era considerata impura e si doveva separare per 7 giorni da tutti. Aveva dolore, nessuno l'aiutava, ormai non aveva manco da mangiare perché aveva speso tutti i soldi. Ma quando ha sentito che Gesù stava passando, che Gesù stava passando, quando ha sentito che Gesù stava passando, ascoltate, alleluia, quando ha sentito questo, ascoltatemi, Signore, lo Spirito Santo, calma, calma, quando ha sentito che Gesù stava passando, disse semplicemente, ascoltatemi, io lo devo toccare. Ora ascoltami, l'uomo di Galilea sta passando qua, 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 digli che ti tocchi, digli che ti tocchi, digli che ti tocchi e Gesù ti guarirà, digli che ti tocchi, digli che ti tocchi, digli che ti tocchi e Gesù ti salirà. Padre, nel nome di Gesù, stendiamo le mani verso Antonella. Padre, nel nome di Gesù, ogni spirito, ogni demone che tiene legato il suo corpo, comandiamo di lasciarla in questo momento.
dichiariamo che la potenza dello Spirito Santo ora nel nome di Gesù Cristo. Padre, toccala nel nome di Gesù. Padre, toccala, Signore, e libera in questo momento. Dichiaro, Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, in Jesus' name, in Jesus, nel nome di Gesù, ogni spirito ereditario, ogni maledizione, la spezza in questo momento nel nome di Gesù. Spirito di epilessia, via nel nome di Gesù. Via nel nome di Gesù. Ora, ora, now, now, lascialo ora, nel nome di Gesù, ora nel nome di Gesù, lascialo ora, ora nel nome di Gesù, yes, Lord, yes, yes, sì, ancora di più, rendesci, vieni, vieni, come, 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 in the name of Jesus, come, yes, Lord. Touch. Alleluia, ricevi. Touch. Stai vicino, stai vicino. Stai vicino, stai vicino. In the name of Jesus. Alleluia. Non c'è malattia. Non c'è demone che deve resistere. Non c'è demone. Non c'è demone. No, no, no. Gino, Gino. Lei, lei. Alleluia. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, prendo autorità contro ogni malattia. Signore, tocca ora la schiena di Rosa, Signore. Padre, nel nome di Gesù, ricevi nel nome di Gesù, ricevi ora nel nome di Gesù, ricevi. Prega per lei. Padre, nel nome di Gesù, tu sai quello che ha bisogno Margherita. Spirito Santo, ora prenda autorità contro ogni demone, demone di rigetto, demone di accusa, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ricevi nel nome di Gesù. Padre, grazie. Padre, grazie. Lasciala stare, lasciala stare. Nel nome di Gesù,
solo ricevi, lascia che il Signore ti tocchi, lascia che il Signore ti tocchi, non che ti tocchi io, ma che ti tocchi il Signore. Lascia che il Signore ti tocchi ora. Gianna, tu credi con tutto il tuo cuore? Tu ci credi che lo Spirito Santo è più potente del cancro, di qualsiasi cosa? Ok, preghiamo. Dichiara insieme a me: Padre, nel nome di Gesù, io rigetto ogni spirito di infermità. Ogni spirito di infermità. Spezzo le maledizioni. Spezzo le maledizioni. Le rigetto nel nome di Gesù. E le rigetto nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù si guarita ora. Si guarita ora nel nome di Gesù. Ricevi nel nome di Gesù. Spirito Santo, touch. Toccalo ora. Parlo a questo cancro e ogni spirito di infermità. Ti lasci in questo momento nel nome di Gesù. Si ripiena di Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Grazie Gesù. Ricevi nel nome di Gesù. Basta uno, basta. Alleluia. La Bibbia dice che voi imporrete le mani agli infermi ed essi guariranno. A volte la guarigione è mentre tu che vai a casa, a volte la guarigione è progressiva, a volte la guarigione è istantanea, ma noi crediamo che Gesù Cristo non è cambiato, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E allora tu che sei venuto qua davanti, solo due parole: grazie Gesù, perché tu mi hai guarito sulla croce. Grazie Gesù, perché il tuo nome è glorificato nel mio corpo e nella mia vita. Ripetilo insieme a me: grazie Gesù, perché il tuo nome è glorificato nella mia vita e nel mio corpo, e io appartengo a te Gesù. Ricevo in questo momento, nel nome di Gesù Cristo. Amen e amen e amen, amen. Benedizione a tutti.